Ciao a tutti, bentornati sul canale, come state? Che fate di bello? Allora, io sono stata a fare la spesa e siccome l'argomento vi interessa, allora io non ho ancora messo in ordine le mie buste, ma le svuoto insieme a voi. Questa ne è una e poi qui ce n'è un'altra, ma non ce la faccio a tirarla su, è molto pesante. Ho fatto una spesa piuttosto consistente. Iniziamo subito. Allora, oggi mi dovreste vedere bella dritta, non ho problemi di inquadrature perché ho ricomprato il cosino per tenere il, come si chiama, il cellulare. Quindi tutto bene. Allora, iniziamo questa spesa con i candy canes, ovvero i bastoncini di zucchero. Questi sanno di menta e a me piace mangiucchiarli, ma mi piace anche metterli come decorazione, insomma, sulle torte oppure da ultimo faccio i biscotti al pan di zenzero, quelli che sembrano degli omini, e poi le braccia io le metto verso il corpo dell'omino e in mezzo ci metto il candy cane, e in questo modo sembra, insomma, che loro stringano al petto uno di questi candy cane. È carina come, come idea, e insomma vi mangiate poi il biscotto e anche il cosino qua di zucchero. Allora, poi ho preso questa, che è una tortina. Allora, questa marca mi piace moltissimo, Pie Minster. Questa qui si chiama Wild Shroom ed è ai funghi. Una tortina ai funghi con gli asparagi e anche condita con del vino bianco. Queste sono veramente buone, si fanno al forno, sono fragranti, insomma, un po' caloriche, però... poi ho preso di rana i tortelli, i tortelloni con pancetta e pollo. Non so se questo gusto si trova in Italia, ma è un gusto sfizioso, mi piace molto. Ho preso il salmone, eccolo qua, salmone, e poi ho preso questo che è la spigola. Questo qua lo faccio al forno, questo invece è in padella. Vengono bene, la cottura della spigola è molto veloce. Poi ho preso anche della carne, due bistecche per 5 pound, buono, in offerta, proviamo. Poi ho preso una confezione piccolina di bresaola della Valtellina e una confezione piccola, ma proprio piccola, di prosciutto crudo, questi sono 40 grammi. Poi ho preso una confezione da 500 grammi di questi, i fagiolini, non sono di stagione, lo so, questi vengono dal Kenya, però sono buoni e insomma a me piacciono molto come contorno. Poi ho preso una confezione di insalata iceberg, già pulita e lavata, una confezione di mirtilli, eccoli qua, poi una confezione di rave rosse, quelle che sono già pulite e lessate, così io le affetto e me le mangio così a insalata con un po' di olio e un po' di aceto. Poi ho preso, sempre non di stagione, mi piacciono gli asparagi, non credo che siano di stagione, vero? Penso che siano più estivi, però qui si trovano, e quindi ecco, due confezioni di asparagi. Poi anche due zucchine. Poi ho preso una confezione di questi che vi ho fatto già vedere in diversi cosa mangio in un giorno, in diverse spese penso. Sono gli arancini con i funghi e in mezzo c'è il formaggio. Questi sono veramente buoni, sembra di mangiare una piccola porzione di risotto. Si fanno al forno. E questa... busta qui l'abbiamo svuotata, andiamo avanti. Allora, poi ho comprato uno yogurt greco, questi qua a me piacciono tanto, questo non ha sapore, è quello proprio liscio, così dire, un po' acidulo, a me piace proprio per quello. Una confezione di latte, questa qua è una, quant'è? Una pinta, 568 ml. Poi, i fagioli, questi sono i fagioli tipo Spagna, penso,
Questi io li faccio insalata, apro la lattina, tolgo l'acquetta, ci metto un po' di olio e me li mangio. Sono buoni anche frullati, se li frullate sempre con un po' di olio, magari un po' di pepe, un pochino di sale, poi li spalmate sulla bruschetta, molto buono. Ho comprato questi crackers, questi sono dei crackers con tutti i semini e fatti con la segale. A me piacciono molto e sono anche sono nutrienti, poi sono pieni di fibre, insomma, a basso contenuto di grassi, insomma, mi piacciono, leggermente salati. Questi che sono invece una di quelle cose che io definisco un po' una schifezzina, sono buonissimi. Praticamente sono questi rotolini di sfoglia croccante ricoperti di cioccolata e dentro c'è anche la cioccolata. Waffle Rolls si chiamano, Milk Chocolate di Thorntons. Poi ho preso la spezia, lo zenzero, perché mi è finita e questa io la uso tantissimo in questo momento. Tra zenzero e cannella, insomma, sono le mie due spezie proprio autunnali, invernali, che devono esserci sempre in casa. Queste palline qua colorate da mettere su cupcakes o tortine. Una confezione di tonno. Cioè, veramente è una confezione da tre, sono tre lattine dentro tre, sì, di tonno, tre confezioni. E questo è il tonno senza olio dentro, ma soltanto con un pochino di acquetta. Insomma, mi piace, questo io lo apro direttamente la lattina e me lo mangio con un po' di insalata magari vicino. Allora, poi ho preso il couscous. Questo è un couscous, praticamente è già fatto, questo basta metterci l'acqua. E questi sono buoni. Prendo questo qua solitamente al limone e al parsley, che è il. Non mi viene la parola. Non mi viene, se mi viene ve lo dico. Comunque è buono, un buon sapore fresco. Questo è buono sia da mangiare così, ma soprattutto per accompagnare dei piatti, per esempio dei piatti a base di pollo o appunto anche il tonno, perché no? Poi ho preso una confezione bella grande di frutta disidratata. Qua ci sono le uvette, le arance, insomma, immagino. Questa a me piace inserirla un po' nei biscotti oppure se faccio il banana bread, insomma io la uso tantissimo la frutta così e quindi poi in questo periodo si trova veramente da tutte le parti perché gli inglesi ci fanno la torta di Natale che è la fruit cake, che è molto buono. Mi pare che c'è la ricetta su questo canale. Poi ho preso questi che sono dei biscottini all'avena. Questi sono dei biscottini al sapore di formaggio cheddar, tipo dei crackers. Ecco qua un formaggio. Cioè, questo è il formaggio caprino. Eccolo qua che mi piace molto. Una confezione di gallette di riso, queste sono leggermente salate. Una confezione di mango disidratato che a me piace mangiare così come snack, è molto dolce e buono. Due confezioni di pastina Knorr, quella che aggiungete l'acqua, insomma, fate cuocere un pochino, vi viene la pastina col brodo. Questa è super utile, soprattutto quando cominciano i primi mal di gola e momenti in cui uno si sente un po' influenzato, ci si fa il brodino e ci si sente subito meglio, chissà perché. E poi, ultima cosa, ho preso una confezione di icing, di pasta di zucchero, quella che insomma, mette sulle torte oppure sui biscotti verde, perché voglio farci una decorazione. Va bene, quindi questa era tutta la mia spesuccia. Beh, una spesa abbastanza consistente, come vi ho detto prima, la spesa di oggi. Spero che il video vi abbia tenuto un pochetto di compagnia. Fatemi sapere voi cosa mangiate, cosa comprate di più in questo periodo appunto autunnale, invernale. Se il video vi è piaciuto non vi dimenticate di lasciare un mi piace, un like. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Se
commenterete, io vi risponderò. Scusate perché qualche volta qualche commento io me lo perdo, perché magari controllo, che ne so, il primo giorno che ho messo il video e rispondo ai vari commenti, però poi quando il tempo passa io mi dimentico, scusate davvero. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!